Bella a tutti, ragazzi, amici dell'appetizer, e siamo qui oggi, nonostante sia uscita la Banned, non parleremo della Banned, perché il Lazio italiano a cui la maggior parte di noi andrà si terrà ancora con la Banned vecchia. Quindi Io ci devo vivere. parliamo un po' di quello che ci aspettiamo al Lazio, quindi è il meta di adesso, cioè il meta pre-Banned. E comunque venite a salutarci al Nazio, mi Sì, raccomando. per forza, venite a salutarci. Trovateci se volete venire al sushi con noi. No, no, mentira. Autografiamo i salamini se volete. Allora, E i Gimme Puppet per Gargiu. vabbè, partiamo dal mazzo che ci aspettiamo di beccare di più, almeno un 30% della sala, Bash Match deck, se non fa almeno 50% della top, lo considero un risultato. Deck. Sì, è il mazzo con cui prepararsi anche il main, sicuramente, col più dominante, non c'è È il molto da mazzo dire. che se sai giocare il mirror vinci, se no fai ammucchi. Però Sì, vabbè, non è come il Mirror, non è come quando c'era il Mirror di Tyr, quasi. però quasi. Abbiamo visto anche le liste che hanno avuto successo in America sto weekend, erano tutte pensate per il Mirror, con Nibiru di main, eccetera. Sì, Quindi. impossibile giocare per qualsiasi altra cosa. Però Sì, impossibile non giocare Nib. giocavano Ashe per i mazzi stupidi tipo Despia e tipo Abri, sono gli unici che ti possono dare Quello è effettivamente vero. fastidio. E E va così al bene. decide. Vabbè, Cos'altro decide. dire? Niente. Diablosis è una carta stupida, finalmente l'hanno Niente. bannata. Sì, maestro. Niente, maestro si è mutato. Addio, maestro. No, no, Addio, dimmi, dimmi, maestro. dimmi. Non volevo fare rumori strani, Vai vai, dimmi, dimmi. tranquillo, parlaci di perché giocare Kashtira al Lazio. Il tuo motivo qual è? Che è molto chiaro. Boh, ma perché semplicemente è best deck, cioè non avrebbe senso non giocarlo, No, ragazzi, anche... se volete degli unicorni autografati al Lazio, maestro, ve li firma. E ragazzi, no, un americano da vendere, un Kashtira Starlight da vendere, incredibile. Tanto adesso Arise è andato a uno. Il maestro ne ha uno da vendere, Starlight. Provatelo Esatto, e al se non lo Lazio e trovate gli da me, state potete comprando. comprarlo su CardTrader e potete venire dalle PP e shopparlo, anche se lo so Giusto. quando volete. Per lì. E se. Ok, poi prossimo mazzo, Samurai. Ah, piccola cosa, l'ordine che ci aspettiamo è più o meno la rappresentazione, cioè il numero Sì, là. dell'ordine in cui ce le rappresentiamo in sala e anche più o meno anche rappresentativo di quello che mi aspetto in Top Cut più o meno. Sì. In Top Cat non lo Pensate come so. ci ha messo. E in realtà, anche in realtà, perché i primi due sono quelli per forza. Sì, i primi due sono loro per Gli forza. Sì. altri, molto a sentimento. Superivi one card infinite negazioni. Abbiamo visto nei vari nazionali che è quello che ha fatto più top dopo Castri. Non ha vinto neanche un torneo. Perché non può vincere. È un mazzo, sì, molto solido per la Svizzera perché è consistente, ma poi in top hai le mani in cui non peschi starter così e Esatto. hai E perdi quel perdi. match che non ti fa toppare. Cioè non ti fa andare Shoutout avanti in top. è letteralmente il Danger Thunder dei tempi andati. Impossibile vincere un ICS e toppava sempre. Sì, più o meno sì, però quello era un bel mazzo, questo Erano combo tumori uguali. no. Ma questo da monocarta combo macchinetta perdi da gente casuale che ti fa combo casuali, però è forte. È forte. Spell Canceller è una carta forte, Gimme Puppet è una Forte. carta forte. Ecco, se giocate un MMO mazzo che perde la Spell Canceller, giocatele out, perché probabilmente sarà molto giocato. Quello, la Gimme Andate a Puppet, vedere anche anche. il top dei nostri al Lazio Svizzero, mi raccomando, qual è la decklist base? Sì, Esatto. mandatoria. Bubino mi ha appena scritto che sta lanciando via il mazzo dopo la Banned. Così. No, vabbè, anche. Sì, Comunque, la Banned ha ammazzato anche questo mazzo, gli hanno dato ben un mese di rilevanza e poi hanno deciso. Sai che no. Secondo me si può giocare ancora dopo la Banned. Non sarà così forte, ma si può giocare. E è un rischio, però Smetti di vabbè. essere one card combo. E poi parliamo del best deck. Che Quando ti mazzo chiudi. forte. E Labirinto. E abbiamo messo qua Troppo una forte. stoviglietta e Skill Drain per indicare, anche se Skill Drain gioca anche nella versione con le stoviglie, per indicare quella versione un po' più stun, 7-5 o quella con le stoviglie invece. Ma in realtà ho visto in America che anche la versione le stoviglie ha letteralmente cattato al minimo minimo le trappole che non siano HT. Cioè letteralmente Sì, è robe da vero, tipo di è giocare vero. mono Daruma e mono Terrori e Sì, ho poi visto. HT e tutte le stoviglie e poi anche di side non è che giocava tanti Floodgate, quindi proprio cioè, diventa un altro mazzo di cioè Io ho visto proprio la altro lista di mondo Mats completamente. che ha toppato al Lazio inglese sto weekend. Loro giocavano solo una Daruma, un Punishment e tre Skill Drain. Basta. Ma dovete capire che il resto del mondo non sa giocare a Yu-Gi-Oh! Quindi ti fa risolvere la Silver Lady e vinci. È andata così. Però vabbè, questo ce l'aspettiamo tanti perché è un'ottima meta call per l'evento. Daruma Khan è una carta fortissima contro tutti.
Sì, Parlato pulito, Eddie. è l'unico mazzo che o può permettere istanti HT, è uno dei pochi mazzi che può permettere istanti HT se giochi con le stoviglie o le O tante trappole che trappole. cappottano la board sia di Super Eevee, ed è anche un mazzo paradossalmente che alza con più facilità la torre di Pureli. Bash deck. Perché Bash deck. flippi skill drain o flippi Daruma, la torre è andata a Ci fanculo. saluta. Sì. Lo E non triggerà manco my friend perché lo manda al giocatore, manda il quindi giocatore. sto atomico. Sotto skill drain può anche Poi triggerare my friend, tanto quel mazzo di merda ha perso. concordo pienamente. I Poi, canti di vabbè, pala sono troppo forti. Bruno è grande estimatore e sicuramente lo vedrete a Sì. Nazio a girare Se volete autografate le la chiave. vostre Silver Lady, Bruno è disponibile. Bruno è Mostra il piatto. disponibile a autografare le birre, mandatorio. Sì, sì, Sium! sì. Sì. Ricordiamo un famoso meme che quelli che stanno in questa chiamata lo sanno. Gli hanno autografato delle birre. Andiamo avanti. olè, olè. Andiamo avanti. Ok, prossimo mazzo, che ce ne aspettiamo anche questo tanti, ed è uno dei mazzi più odiati della storia del gioco. Tipi Circolare Fate. matematici. La carta che ha darsi speciale fa Foolish. Se non ce l'hanno in mano hanno perso, se ce l'hanno in mano probabilmente hanno vinto. Sì, dopo la banned sarà ancora Gameplay. giocabile in realtà, probabilmente, con qualche splashato con i firewall, eccetera, ma almeno perde No, ma Dust, Sant'Anima. no, no, sai perché sarà comunque giocato? E comunque farà bene? Perché tutti quelli che faranno bene ci avranno comunque circolare quello in mano. Certo, palese. Gli altri no. Mandatorio. Gli Però un altri mazzo no. con un buon rapporto qualità-prezzo, che può giocare tantissime entrap. Sì, fa le sue cose. Adesso quel Link 5 ha guadagnato addirittura un negate di spell trap che prima non aveva. È E un mazzo mostro con che dei bei turno 3 supporti. turno 3 fai Slurp Lirp e vinci, perché quel coso ha 8000 d'attacco. Sì, poi è un mazzo che si gioca veramente da solo, quindi per un torneo da 11 turni non ti fa friggere il cervello. Anche questo è importante. Stessa cosa si può dire per Labyrinth, anche se probabilmente devi addirittura pensare di più che In quello con le comprare. stoviglie sicuramente devi pensare di più che a giocare Mafmek, in quello 7-5 forse no. Dipende se vedi skill drain o meno. Sì. E poi Vabbè. abbiamo il mazzo, il bash deck di Il mazzo è Damo. ingiustamente incarcerato. Il mazzo è giustamente carcerato. Il gattino è andato a dieta, come ha detto Damo, adesso c'è un pranzetto al giorno e basta. Che mazzo forte, ragazzi. Io vi firmo i pranzi che andranno a uno il giorno dopo. Il giorno dopo il nazionale. Sono Esatto. pronto e urlo in testa, chiaramente, Vabbè, perché mazzo giustamente bannato, si può dire. non sono d'accordo, però È sì. arrivato la calappia cani e via, dai. Volevo E via, dai. triggerarti. Però, boh, è un mazzo anche questo forte. È un po' un'incognita in termini di numeri, perché è il per il costo e... Perché costa infiniti soldi. E Sì. Anche. perché dopo domani lo bannano. Sì. Esatto. Questo sì, È ragazzi, l'ultimo evento che lo puoi portare. Buono. è il famoso secondo mazzo bannato dopo un mese che è entrato nel meta. Però Neanche bisogna un dire mese. che agli altri Nazio ha fatto veramente bene. Cioè. Abbastanza bene, cioè, perché l'altro perché co come costa infiniti soldi, quindi è È stato meno buonato portato degli poco. altri. Ha avuto un'ottima Però sì. conversione tra numero Però di sì. portati e top. Esatto. Esatto, e ne ha anche 20 di nazionali E plus. neanche vinti, perché comunque è forte. Cioè la torre è forte, non c'è un cazzo da fare. Vanity però è più forte di Vanity, solito. Vanity, poi sì, poi può permettersi Vanity Ruler, può permettersi Lava Golem, nessuna carta è once per turn. Ah, i suoi. Gioca tante carte per andare secondo. Poi, paradossalmente, per come funziona la meccanica del mazzo, riesce anche a fare Zeus a una full board di Super Eevee solo pescando magari una Talence o una Kurikara, cose così. Una delle due basta, quindi. Ci sta. Fai partire Castle, fai partire, vero Damo? Palese, OTK, E gli easy. fai Zeus in testa e via. E quello che, no, gli fai le Gli corsine fai e le dici, sei corsine. morto. Come il tizio che abbiamo visto in feature, una certa che ha fatto Nibal al tizio con Kashira, gli ha fatto l'irp su Sul Arisar, tabù. te l'ha ammazzato. Che forte. Poi abbiamo il mazzo che perde Ash. Che Il vero non perde bestia. più Ash. Che ha ricevuto dei Il mazzo che non supporti. perde Che più Ash. ha ricevuto dei supporti della Madonna, anche questo. Però questo non l'hanno bannato dopo un mese, nonostante sia in giro da un anno e mezzo e abbia Ma ancora. questo è il pupillo della Konami, cioè c'ha più Ultimate Starlight che messi insieme che Mermaid al È tempo. come un po' come Sky Striker, cioè fa viziata. Infatti, parli di Sky Striker, Sì. tornano tutte le carte, Farà però vabbè. schifo anche con Engage 2 multi rolla 3, però sì. Questo E però è vabbè. presente. Draghi chiamano altri draghi, sempre lo Anzi, stesso in realtà, se mazzo. parliamo di quanti ce ne aspettiamo, Branded lo metterei anche sopra pure lì, probabilmente. Vabbè, sì, Non perché lo quelli che so. giocavano a Branded di altri formati hanno sempre giocato Branded e continuavano a E farlo. costa anche meno. Cioè, costa. Perché comunque è un mazzo che è montato alla Non è minima. vero che costa meno.
Non è vero che costa meno perché o lo giochi alla massima o non lo stai giocando. Ah, scusami. È vero. Sì, effettivamente non mi hanno mai fatto un Albatz che non fosse Ultimate, un Albert che non fosse Ultimate. Non so se a te ultimamente ti stanno evocando Guignol che non siano Starlight. Quelle no, mi sono preso solo Mirage di no. Starlight a Lione. Ah, ok. Che comunque... Comunque capo dei cazzi. Ah, Guignol Starlight, grande Marzu, che lo lasci che lo vendi a Birne. Però beh, solito mazzo che ti fa il puppet, un bel palo nel culo... Non pensateci, un mazzo fortissimo, giocatelo e vinceteci, grazie. Prova, ha i suoi problemi di consistenza, adesso perde anche da skill drain, però mazzo forte, mazzo veramente forte. Che carta forte. Mazzo veramente forte, cioè va rispettato, quel tipico mazzo che quando lo rispetti ti demolisce, però che ha tanti punti deboli. Ogni tanto perde se stesso. Non giocate Jinzo di side. No, Cinzia non va giocatelo, fa schifo. Cinzia fa schifo. Così vi scopo. Più che altro, ultimamente Branded, cioè tutti i cash stanno giocando trash di main e trebel di side. Perché sennò ci ammucchiano da... Con le carte nuove... il problema è che ammucchiano anche da evoco un mostro sul tuo field. Con le carte... Sì, è vero. Con le carte nuove sta sotto anche a shifter tanto il mazzo. Sì. Quindi, insomma... Però, beh, sicuramente toppa. Cioè, sicuramente qualcuno ne toppa. Però è quello qua la top, no. Devi essere un po'. È un mazzo con cui devi essere un po' in giornata, prenderti poche Ash, prenderti poche Bell e vincere tanti dadi soprattutto. Poi Sprite. Devi essere un. Che penso ha vinto tipo tanti Nazio quanti Cash Tira, nonostante l'abbiano toppati pochissimi. Perché dire? Se sei un signore, sei un signore. È letteralmente Super Eevee scarso, mi sembra. Cioè, fai una board forte, ma più scarsa che quella Super Eevee da due carte anziché da una. Non hai follow up perché non hai follow up. Ti hanno toccato. Come dice Dinkan Pham, impossibile arrivare a turno 3. Sì. Salutiamo Zangito, suo padre Dinkan Pham. Però questo mazzo meritate di essere sgherri di Papini. Un bacione, no, un bacione anche all'appetizer e a Papini. Al Parpolese. All'appetizer, al Parpolese. Si scorreggia il cervello, ragazzi. Al Parpolese, a proprio occhio, un bacione. Però, vabbè, comunque... Non è male, cioè ha tanti flex spot, fa le sue cosine, ci sta. Fino a prima di Cia, che erano dei mazzi più forti, non è cambiato niente, quindi... E starter a 2? Capite cazzo, anche con start... Post-banned, questo mazzo qua spingerà ancora, cioè... Sì, Sprite Melfi fa quello che faceva prima. Sì, non è cambiato niente, cioè letteralmente... Cioè perde da skill drain, da Gozen... Hai parlato di pulito... Sì, ok, sì, ho capito. Poi ho voluto mettere Ricca perché comunque ha toppato a Varinazio, cioè con l'inglese ha fatto top 4. Salutiamo il nostro amico Trappoluan. Mia moglie. Salutiamo il nostro amico Trappoluan. Che è comunque l'unica persona che ci toppa col mazzo. Però cioè, se ci pensi, ha toppato consistentemente. Almeno uno toppa sempre Varinazio, YCS, cose. Il problema è che è sempre lo stesso, però va bene. Esatto. Il problema è che sono sempre le stesse due persone. Ho capito, sono giocatori sublimi. Perché ragazzi, c'è il problema... Che in pratica, per giocare questo mazzo devi essere un Trappoluan. E Ale ci sta provando, perché il capello lungo ce l'ha. Palese. Non lo giocano in tanti, però è forte. Cioè... Qualcuno che vuole fare l'alternativo, che lo gioca pensando di speziare, ci sta. Sì. Tipo, salutiamo mio fratello conto. Lello Tocanne, il grande stimatore del mazzo. E anche perché comunque si tributa di costo la roba, quindi alza la torre. Il problema è che ammucchi tantissimo da mazzi come Labyrinth, impossibile vincere. Però hai tanti flex spot anche, quella è una cosa molto interessante del mazzo, cioè poter giocare 12-15 carte per andare secondo sono tante, e avere una carta fortissima andando secondo come la Terrena. L'ultimo l'abbiamo messo perché è sparito dopo l'uscita di Chiak, letteralmente Runic, che può essere inteso come Runic Naturia o Runic Live Twin Sprite. È un engine. Esiste più o meno. È un engine. Il problema che è che Ash Ghost Bell, shifter che è diventato di main. A portarlo rischi come un drago. Tantissimo, tantissimo. Anche perché Super Eevee è un mazzo. Comunque sono mazzi che giocano poche carte per andare secondo quelle con Runic. Se perdi là dalla Super Eevee G1. È ammucchiata a prescindere, praticamente sì. Ricordiamo anche ai ragazzi che un giorno senza rischio è un giorno non vissuto, giorno quindi... vissuto. Mandatorio. E ragazzi, la Banned ce l'ha ucciso perché Fontana si giocava a 3. Mi spiace, adesso
non puoi più pescare 9, puoi pescare massimo 6 a turno 0. Mazzo morto. Saluto mio fratello Niki Pala del Grand Games Duelist che mi ha citato nella profile Fontana 2. Mi toccherà iniziare a giocare la 2, che meno. Beh, ma tanto lui è quello rosso dell'appetizer. Sono io, palese. Poi abbiamo messo qua, vabbè, oltre alle due versioni di Labyrinth, Vanquish Hole, che esce il giorno prima del Nazio e in OCG sta facendo bene, quindi potrebbe essere un'incognita. Ha fatto abbastanza bene prima quando era uscito, poi è stato soppiantato da Matmec e cose brutte. Sì, però cioè, ci sentiamo di citarlo, potrebbe essere un'incognita. Sì, sì, soprattutto se Loppo non sa cosa stai facendo e ci utilizzi tutte le carte in crucco. Allora no. Però... Come qualcuno con Marinze l'anno scorso. Sì. Niente, di voi deve sempre flammare a caso. Non so neanche di chi sta parlando. Non flammare. Non so neanche di chi sta parlando, ma vabbè. O a caso. Pensavo che flammare padre di Inkang, come cazzo si chiama? Linkabui. No, Linkabui, no. Lui ha vinto davvero così, YCS. Beh, comunque, sono discorsi per un'altra sede. E poi abbiamo messo Eldritch, perché comunque in Svizzera ha toppato. Al YCS in America ne hanno toppati 3. Che tu potrai nel 2023. Mi sembra che anche al Nazio inglese abbia toppato almeno uno. Sì, anche al Nazio inglese ha toppato. Anche al Nazio inglese. Ma perché la gente si dimentica che nei meta con i mazzi combo girare le trappole con il simbolo dell'infinito è troppo forte. È troppo forte. Sì. Poi io c'ho questa tech che adoro in questo mazzo qua. Cioè, tech poi nel senso. Mi sembra standard ormai, ma sta carta, ragazzi, è fortissima. Questa. È troppo forte. Perché col fatto che counter sono altri 3 strike sì. Per far risolvere il tuo floodgate, è veramente... Sì, strike più floodgate è veramente huge. Esatto. Rimettiamo padre Angry Burger qua, intanto, ok? Che bello. Si collecta, ragazzi. E poi c'è l'ultima incognita. Mannadium, che è uscito in CIAC, ha toppato un paio di Nazio, comunque. La bicicletta spaziale, via. La bicicletta spaziale. No, però può essere quel mazzo fastidioso da cui se perdi il dado ti fa una board mega galattica, non sai cosa fanno le carte, e potrebbe essere una meta call interessante. E più che altro è che ci sono tante versioni non ancora esplorate, con tra parentesi Dino che escono il giorno prima del Nazio, quindi ci sono sicuramente delle cose. Vabbè ragazzi, ve lo diciamo, da parte. Eddie Boy ha risolto il mazzo e vince il Nazio. Non l'ho risolto perché comunque il mazzo ha i suoi problemi, perdi sempre da droll quasi. A meno che non apri col 90% di più, forse anche sì. Del 90, no, cioè dipende dalle mani, cioè per non perdere da droll devi avere già visto se una pallina in mano, esatto, devi partire sì. Un po' incastrato, insomma, e droll è 3 per in tutti i main. Comunque, no, ragazzi, adesso saltiamo, è 3 per in tutte le side. Adesso, se vedi Kashtira, il tuo vero problema è Nibiru. Sì. Se te lo prendi storto, se te lo prendi con la mano storta, lo prendi e dici... Ah, c'ho mucchi. Però ci sono degli engine interessanti per giocarlo. Va bene. Questo è quello che ci aspettiamo più o meno. Ragazzi. Leggetele tutte. Cosa? Consigliamo di leggere le carte di questi mazzi per il Nazio. Mi dissocio a leggere le carte di... Non leggete le carte di Mannadium, che mi serve che nessuno le legge. Olè. Però sì, più o meno questo è quello che ci si aspetta alla fine. Meta forse un po' troppo vario, però questo è quello che ci aspettiamo. Ma vario fino a un certo punto, cioè dei uno va bene, cioè, probabilmente ti becchi la peggio schifo roba, ma in top se non ti becchi qualcosa dei primi 5 c'è qualcosa che non va. Vero. Beh, in realtà su me fino a Purley ci siamo. Sì. Questi tre li metterei un gradino sotto. E questi un parecchio sotto. Sì. Però sì, bravo. Va bene. Venite a salutarci al Nazio, assolutamente. Siete con noi, ragazzi. Condividete una birra, un Jack Daniel, un salamino, quello che volete, vi aspettiamo. Ci vediamo. Portateci da mangiare, lo accettiamo. Sì. Certo, aperitivo post-Nazio. Va bene, venerdì siamo a Bologna a far serata, scriveteci su Instagram, raggiungeteci, ci spacchiamo a merda, andiamo da Carmela. Che figa. Va bene, poi ci becchiamo sullo 03 a fare l'aperitivo. Ciao ragazzi. Allora, 04 tortellini.